Padre Pio, tu sei vissuto nel secolo dell'orgoglio e sei stato umile. Padre Pio, tu sei passato tra noi nell'epoca delle ricchezze, sognate, giocate e adorate, e sei rimasto povero. Padre Pio, accanto a te nessuno sentiva la voce, e tu parlavi con Dio. Vicino a te nessuno vedeva la luce, e tu vedevi Dio. Padre Pio, mentre noi correvamo affannati, tu restavi in ginocchio e vedevi l'amore di Dio inchiodato ad un legno, ferito nelle mani, nei piedi e nel cuore, per sempre. Padre Pio, aiutaci a piangere davanti alla croce, aiutaci a credere davanti all'amore, aiutaci a sentire la messa come pianto di Dio, aiutaci a cercare il perdono come abbraccio di pace. Aiutaci ad essere cristiani con le ferite che versavano sangue di carità fedele e silenziosa, come le ferite di Dio. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Carissimi fratelli, carissime sorelle, ospiti in questa casa che parla di carità, di amore, ma anche di misericordia. Oggi Padre Pio è venuto qui per rendere omaggio a voi, per donarvi a voi la misericordia, ma per donarvi la luce di Cristo, colui che è venuto a salvarci. Voi siete gli amati da parte di Padre Pio, siete non gli esclusi, ma gli amati di Padre Pio, gli amati del Signore. Questa casa è una casa di carità e di amore. Ecco, gli anziani non sono i derelitti della società, ma come diceva Papa Francesco, gli anziani sono coloro che donano a noi, alla società, l'amore, la dignità, l'amore, il ricordo, ecco, di una società. La società si costruisce non solo con le nuove generazioni, ma anche con coloro che sono anziani, coloro che hanno un'età ormai avanzata. In loro ci sono tanti ricordi, in loro ci sono tante anche tradizioni, ma tante cose belle che possono raccontare. Sono gli angeli. Ecco, anche così definiti, anche Papa Benedetto. Allora ecco, auguri a tutti voi, Padre Pio che è vicino e vi ama tanto. Questa casa vuole essere anche la casa sollievo della sofferenza. Tante case, ecco, dove c'è veramente la sofferenza, c'è il Signore. Padre Pio diceva che nel letto dell'ammalato c'è il volto del Signore, c'è la croce. Vogliamo vedere? Vogliamo vedere il Signore? Vogliamo vedere il Signore? Lo vediamo proprio lì, ecco, nel letto della sofferenza. Allora, ecco, ora vi do la benedizione con la reliquia, una garza piena del sangue del costato, ecco, di Padre Pio. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Evviva Padre Pio! 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 Una buona serata a tutti e pace e bene. Vi vogliamo bene. Grazie, grazie. Bene, ecco, anche la parrocchia di San Luigi vuole affidarsi alla santità, alla misericordia, all'amore, ecco, che Padre Pio ha fatto e fa per la nostra città, ma anche per questo quartiere e per questa parrocchia, ecco, di San Luigi. Qui c'è il parroco, ecco, Don Rocco, ecco, dici qualcosa e la tua comunità è qui presente. Sì, sì. No, va bene, grazie per questo momento di condivisione, di fraternità. Siamo parrocchie confinanti e questo è molto bello,
sono dei momenti dove possiamo vivere insieme questo ricordo anche di San Pio. Io così riflettevo, chissà, San Pio è stato a Foggia, sì, sarà passato pure per San Luigi, chissà. Tutto è possibile perché lui ha vissuto qui sei mesi. Non so se era devoto a San Luigi. Tutti i santi. Tutti i santi, va bene. E quindi anche per noi è un onore accogliere la reliquia di Padre Pio che benedirà tutti in questo momento. Ecco, allora adesso recitiamo l'atto di affidamento. Presentando a Padre Pio tutte le nostre intenzioni di preghiera, affidando a Padre Pio ecco, le nostre parrocchie di Foggia, i giovani, le famiglie e quanti in questo momento vivono situazioni di difficoltà. E per la nostra città, che comunque ha bisogno della benedizione dei nostri santi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O glorioso San Pio da Pietralcina, tu che sei il santo di questo nuovo millennio, tu che sei nostro amico, consolatore delle nostre anime, aiuto di noi peccatori, che per la tua sofferenza comprendi benissimo tutte le nostre sofferenze, a te affidiamole, richieste di bene per noi, per i nostri cari. A te affidiamo il nostro spirito per renderlo capace di sopportare tutte le pene che abbiamo nel cuore. A te affidiamo la supplica di presentare le nostre anime alla Vergine delle Grazie, per ottenere dal Signore l'eterna salvezza. A te affidiamo la nostra richiesta di intercessione per ottenere dalla bontà divina la tua grazia. Ti ardentemente desideriamo. Accoglici sotto la tua protezione, difendici dalle insidie del maligno e soprattutto intercedi presso l'Altissimo perché col perdono dei nostri peccati diventiamo perseveranti nella via del bene. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace. Andiamo. Grazie a Dio. Grazie Don Rocco. Grazie a voi. Un brevissimo pensiero, perdonatemi, mi sento di farlo. Intanto uno di riflessione. Ma vi prego, non me ne vogliate, semplicemente lo esterno ad alta voce. Padre Pio è stato nella capitanata 52 anni, 1916-1968, 6 mesi a Sant'Anna e il resto a San Giovanni Rotondo. Forse dovrei dire che Foggia non è ancora attenzione per Padre Pio. Poteva essere una festa patronale, una seconda festa patronale. Pochissima gente. Dov'è Foggia? Forse Foggia è distratta? O forse siamo noi frati che dovremmo dare un messaggio un po' più forte, più determinato? Dovremmo essere un po' più incalzanti? Dovremmo darvi il fascino verso un personaggio illustre? Padre Pio è prima di tutto di Foggia e della capitanata, ma è proprio Foggia che non partecipa. Proprio Foggia partecipa in brevissima e pochissima percentuale. Ecco perché vi ringraziamo di cuore, proprio voi che siete presenti, proprio voi che avete vissuto questo momento di attenzione. Davvero, davvero
vi ringraziamo tantissimo, però aiutateci per quello che potete a diffondere questa devozione, a diffondere questo richiamo. Aiutateci a far capire a Foggia che la prima ad essere stata beneficiata è stata proprio Foggia, con le sue attenzioni, con le sue esigenze. Foggia è capitanata, Padre Pio è di tutti, ma non ha dimenticato i più vicini. E poi l'ultima cosa, abbiamo portato per le strade l'immagine di Cristo, stigmatizzato ed immagine del Cristo crocifisso, che ci racconta Cristo a noi, a ciascuno di noi. Però in quelle carni piegate siamo anche noi a raccontare a Gesù crocifisso le nostre piaghe, le nostre difficoltà, le famiglie che si rovinano, le amicizie che si squarciano, le attenzioni che sono sempre più rade, tutte le situazioni di sofferenza che mettono la comunità in difficoltà, gli ultimi fatti di cronaca di Foggia che ci fanno vedere che questa città sta soffrendo le piaghe di una crocifissione che non dovrebbe appartenerla, perché la dignità di Foggia ha parlato e si è affermata nella storia. Padre Pio, crocifisso d'amore, racconta al Signore il nostro bisogno di resurrezione. Foggia che necessita di risorgere, la fraternità provinciale dei Cappuccini con tutto l'ordine necessita di risorgere, come ci corre l'obbligo anche di pensare al nostro vescovo Monsignor Vincenzo Pelvi, che ha terminato il suo mandato, il bene che ha fatto, l'attenzione, la premura. Siamo stati facili a mettere in evidenza difficoltà e contraddizioni, non so con quale diritto, ma dovremmo invece accorgerci della premura di pastore che ha dimostrato in tante circostanze. E vi assicuro che non è facile essere vescovi quando una città allargata culturalmente, socialmente, politicamente non risponde alle attese di civiltà. Padre Pio, ti abbiamo portato in processione non per trionfalismo, ma per dire tu sei modello per noi, sei intercessore, abbiamo bisogno di te. Padre Pio, tu sei vissuto nel secolo dell'orgoglio e sei stato umile. Padre Pio, tu sei passato tra noi nell'epoca delle ricchezze sognate, giocate e adorate, e sei rimasto povero. Padre Pio, accanto a te nessuno sentiva la voce e tu parlavi con Dio. Vicino a te nessuno vedeva la luce e tu vedevi Dio. Padre Pio, mentre noi correvamo affannati, tu restavi in ginocchio e vedevi l'amore di Dio inchiodato ad un legno, ferito nelle mani, nei piedi e nel cuore, per sempre. Padre Pio, aiutaci a piangere davanti alla croce, aiutaci a credere davanti all'amore, aiutaci a sentire la messa come pianto di Dio, aiutaci a cercare il perdono come abbraccio di pace, aiutaci ad essere cristiani con le ferite che versano sangue di carità fedele e silenziosa, come le ferite di Dio. Amen. La benedizione che il Padre Guardiano darà, vi prego, prendetela a piene mani, portatela a casa e infondetela a chi ne ha bisogno, specialmente i malati, specialmente coloro i quali hanno perso il senso della vita, che sono i veri poveri, e coloro i quali sono abbandonati. Raccontate nella notte che c'è un'alba che sta per sorgere. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. E per intercessione di San Pio vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buonasera a tutti e viva Padre Pio. Viva Padre Pio!